Proverbi, precisamente al capitolo 6, e in questo capitolo, o da questo capitolo, leggeremo solamente il versetto 20. Proverbi, capitolo 6, versetto 20. A Dio tutto l'onore e tutta la gloria. Diamo gloria a Dio, fratello, come si deve. L'ultimo salmo dice: ogni persona che respira lode il Signore. Respiriamo. Grazie a Dio che il Covid non ci ha tolto niente ai nostri polmoni e siamo qua. Però usiamolo bene, usiamoli bene, questi polmoni, questo respiro, per dare gloria a Dio. Versetto 20 del capitolo 6. Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Lo rileggiamo, è solo versetto e lo rileggiamo una seconda volta. Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo ancora in questa mattina per la tua meravigliosa presenza che avvertiamo nel nostro mezzo. Ti ringraziamo anche per la presenza dello Spirito Santo perché avvertiamo la guida, l'opera e l'unzione dello Spirito Santo sopra questa riunione, sopra questo culto. Signore, grazie perché ancora la tua presenza, l'unzione e la guida non mancherà sull'esposizione e la predicazione della tua parola. E noi ti ringraziamo perché ancora in questo giorno abbiamo il privilegio, la gioia, l'onore di ascoltare la tua voce, di ascoltare la tua parola, un messaggio che sicuramente proviene direttamente da te. E questa è la nostra richiesta, Signore, dacci un cuore ben disposto e un orecchio attento per sentire, ascoltare, ricevere e depositare tutto quello che ancora in questa mattina tu ci dirai. Hai preparato per noi l'unzione su chi parla, ma anche su chi ascolta, e la tua benedizione sopra l'esposizione, la guida e l'ispirazione sull'esposizione della tua parola. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen, gloria a Dio, vi potete accomodare. È un solo versetto che abbiamo letto dal libro dei Proverbi, capitolo 6. La maggior parte dei capitoli o del libro dei Proverbi è stato scritto dal saggio Salomone, ma ci sono alcuni capitoli, il capitolo 6 rientra tra quei capitoli che sono anonimi, non si ha la certezza che li avesse o li avesse scritti, avessero scritti, li avesse scritti Salomone. Però chi l'ha scritto è stato ispirato dallo Spirito Santo e serve anche a noi perché fa parte della parola di Dio. È un solo versetto, piccolo ma carico di significato. Lo scrittore è scritto in ebraico, e questo messaggio è rivolto proprio agli ebrei. Era prerogativa dei genitori della cultura ebraica di tramandare ai propri figli gli insegnamenti, la storia, anche i precetti ai propri figli, e quindi avrebbero dovuto, nella priorità, era proprio prerogativa per quanto riguarda i genitori, di impartire, di trasferire, di tramandare insegnamenti dal punto di vista morale, civico, ma anche religioso. E quindi era importante per quanto riguarda i genitori. E mentre leggevo e facevo queste riflessioni, dentro di me c'era una preghiera che
che vorrei estendere questa mattina a tutta la Chiesa. Vogliamo pregare per i genitori. Il mestiere più difficile oggi è proprio quello dei genitori, alla luce anche dei tempi che si stanno vivendo. E quindi noi vogliamo pregare per i genitori. L'Apostolo Paolo, parlando a Timoteo, dice: sono convinto che la fede che abita in te, abitato pure in tua nonna e pure in tua madre. Sono convinto. Perché era convinto? Perché sicuramente Paolo aveva conosciuto la nonna, aveva conosciuto la madre e aveva potuto verificare che quegli insegnamenti, quella fede che Timoteo, figlio, nipote, stava manifestando, era la stessa fede, gli stessi modi di fare e quella fede che aveva ereditato. Da chi? Dalla nonna e dalla mamma. Grazie a Dio tra poco diventeremo nonni di una bellissima principessa, l'abbiamo chiamata bambina, e benediciamo il Signore. Gloria a Dio. Mi raccontano sempre, mi dicono: quando diventerai nonno, quando diventerà nonno? Ancora non ha partorito, però c'è. E qualcosa già comincia a muoversi dentro, no? Verso la piccolina. Grazie a Dio. E siamo contenti. Ed è importante che come genitori in primis, l'autorità prima di tutto sono i genitori, e i nonni, che non servono solamente per viziare, vero nonni? Che noi viziamo. E poi io mi ricordo quando avevo i miei figli che li portavamo dai miei, il mio padre e mia madre, quelle poche volte che gliel'abbiamo lasciato, mia mamma poverina era malata, quando poi andavamo a riprenderli ci voleva una settimana per rimetterli in carreggiata, perché i nonni ti fanno fare tutto, non c'è problema, no, a mia madre gli poteva pure spaccare i mobili, che non importa. Lascia fare Pietro, in siciliano Petru. No? Poi arrivavano a casa e spaccavano pure i nostri di mobili. E tu gli dicevi: guarda che non si fa. Dice: ma come, la nonna me la fa fare? Questo per dire. Però serve anche per, soprattutto, tramandare gli insegnamenti. È importante. E noi li tramandiamo non solo sulla base di quello che è lo studio biblico. Fratelli, permettetemi l'esempio. L'esempio che noi dobbiamo dare in casa è importante. Se i figli vi vedono andare in chiesa, un giorno anche loro andranno in chiesa. Se non vi vedono andare in chiesa, dici: vabbè, tanto non ci vai tu. Da quale pulpito mi viene detto? Faccio un esempio tra le tanti. Qualcuno dice: ma è solo il fatto di andare in chiesa? E parleremo anche di questo oggi. Anche perché è importante fare parte di una chiesa, vivere la chiesa, ed essere guidati, ammaestrati e vivere nel contesto della Chiesa, per quanto una Chiesa composta da uomini e donne, e quindi io il primo, come diceva Paolo, difettato. Però tutti dobbiamo cercare di imparare a convivere. E quindi questo insegnamento, appunto, veniva dato dallo scrittore, appunto dagli ebrei, la prerogativa degli ebrei verso i propri figli e verso la propria famiglia. Ma non è di questo che questa mattina voglio parlare, ma mi soffermerò a considerare un termine che troviamo in questo ricco versetto: non trascurare. Lo estrapolo dal contesto, me ne prendo la licenza, di solito non si fa, perché un testo preso fuori dal contesto potrebbe diventare un pretesto. Ma oggi mi prendo la licenza, l'autorizzazione, una volta, per soffermarmi a considerare il termine in se stesso, il non trascurare. Infatti il tema della predicazione di questa mattina è non trascurare, o non trascuriamo, per meglio dire, perché non vorrei che qualcuno pensasse che da questa parte qui tutti abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio.
Paolo, quando parlava dei peccatori, diceva io il primo. E quindi è importante che tutti ci dobbiamo sottomettere alla parola di Dio. Quando io predico, predico prima di tutto a me. E la predicazione me la prendo già una settimana prima io e poi ve la trasferisco. Non trascurare. Ora, cosa significa trascurare? Tra i vari significati troviamo il non curare in modo adeguato, oppure avere scarsa cura di qualcosa. E per utilizzare anche qua un termine oramai comune, sono delle varianti che non è la variante delta. E sono come respingere, omettere, negligenza o a volte pure lasciar cadere. Quando uno lascia cadere un po' la cosa, non trascurare. E spesso io e voi corriamo il rischio e anche il pericolo di trascurare. La trascuratezza in sé per sé porta con sé sempre delle conseguenze e dei pericoli veramente incredibili. Spesso siamo stati trascurati, ma a volte anche noi abbiamo trascurato e magari senza accorgercene abbiamo trascurato qualcosa della nostra vita spirituale. Quando trascuriamo qualcosa senza che ce ne accorgiamo, piano piano, piano piano, piano piano, non tutto in una volta, piano piano, quando lasciamo correre, lasciamo cadere oggi e lasciamo cadere domani, lasciamo cadere per quanto riguarda la nostra vita spirituale, arriviamo allo spegnimento totale. Questo è una delle conseguenze, dei rischi che noi possiamo correre. La Bibbia invece ci insegna a non trascurare, ma bensì a curare. Abbiamo bisogno di essere curati, di farci curare e di curare, tra le altre cose, anche la nostra vita spirituale. L'anno scorso, quando siamo andati in vacanza con la mia famiglia, ospiti di una famiglia che non sapeva più che cosa doveva fare per onorare la nostra presenza, là, siamo andati una volta a casa loro e abbiamo visto fuori che aveva un terrazzo pieno, 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 sapete di che cosa? Di piante di aloe. Mi sono permesso, o per meglio dire, mia moglie aveva forse qualcosa nella gamba, eccetera. La sorella dice, non ti preoccupare che la curiamo noi. Ha tagliato una foglia di aloe e gliel'ha passata nella gamba e ha ricevuto dei benefici, no? E mi sono permesso di dire, però guarda, prima di andare via, prima di partire, veniamo arrivare il marito di questa sorella che ci viene a salutare con una pianta da trapiantare a casa nostra di aloe. E dice, guarda, fai così, la prendi, la metti in un vaso. Ho detto, va bene. Allora, così abbiamo fatto, siamo arrivati a casa. L'anno scorso, non ho il pollice verde, faccio una premessa, forse non c'ho manco il pollice. E l'abbiamo messo in un vaso, l'abbiamo trapiantato, ho preso l'erba, così, la terra, eccetera. L'ho bagnato due volte l'anno scorso e poi non l'ho calcolata neanche un anno, da un anno. Per me poteva rimanere lì, ogni tanto che passavo lì nel terrazzo, la guardavo e dico, boh, è lì rimasta. E non l'ho calcolata, l'ho trascurata per un anno. Fatto sta idea che quest'anno, nel mese di giugno, mi ha fatto pena, perché era ancora là. Dico, prima o poi dovrà morire. Non è morta, è rimasta là. Poi ho saputo che la pianta di aloe, più la trascuri e più cresce.
che non è il messaggio, eh. Il messaggio è non trascurare, non mi sto contraddicendo. Però mi ha dato un messaggio quella pianta, sapete perché? Mi ha fatto pena e da quella volta ho cominciato a metterci un pochino d'acqua. Un pochino d'acqua. L'avessi mai fatto, se ve la faccio vedere adesso, è cresciuta che è una cosa, una meraviglia. Veramente sono contento tutte le mattine quando apro le persiane e me la vado a guardare. Tutti i giorni. Faccio le fotografie, lo possono dire alla famiglia, Tesi, che a lui piacciono pure le piante, e le metto proprio come se mettessi la fotografia di mia figlia, voglio dire, sul WhatsApp. Tanto che sta crescendo, è così bella, proprio si è ingrandita, siamo tornati dalle vacanze. E gli ho chiesto pure quando è venuta a casa Alessandro, ti ricordi? Ho detto, senti, ma come si fa a curare una pianta? Perché adesso andiamo di fronte all'inverno e mi fa pena, non la voglio più lasciare. E la bagno una volta alla settimana e si è fatta proprio... E in questo ho raccolto tutto un messaggio. Perché nel momento in cui c'è la cura, ora la pianta di aloe è rimasta lì e purtroppo per lei non poteva né parlare né lamentarsi e neanche alzarsi a prendersi un bicchiere d'acqua se non glielo portavo io. Però dal momento in cui gli abbiamo dato l'acqua si è ripresa, è cresciuta, continua a crescere. E l'altro messaggio qual è? Che per quanto mi riguarda, vedendola crescere, vedendo che ci sono dei risultati, gli vorrei dare acqua tutti i giorni. Però mi hanno detto, no, guarda che poi muore. Il troppo storpia. Un altro messaggio che potremmo raccogliere da questo. Mi incoraggia, ci incoraggia a curare la pianta perché? Perché la pianta si fa curare prima di tutto e dà dei segnali di crescita. Gloria a Dio! Nel ministero in questi anni abbiamo fatto un sacco di esperienze. Noi curiamo. Abbiamo il cuore con mia moglie in questi giorni, ogni tanto pensavamo il fratello, la sorella, di qua e di là. Però tante volte ci dispiace vedere fratelli e sorelle che non c'è crescita, anche se tu li curi, gli puoi mettere tutta l'acqua che vuoi, poi alla fine più acqua metti e più muoiono. E quindi è importante non trascurarsi, farsi curare, ma soprattutto io e voi dobbiamo fare la nostra parte per non essere trascurati o per non trascurare determinati aspetti, aree, soprattutto della nostra vita spirituale. Perché il rischio lo possiamo correre tutti. Ci diamo troppo per qualcosa e trascuriamo un'altra cosa. Non trascurare. Ci sono diversi tipi di trascuratezza. Si parla di trascuratezza emotiva. Quanti hanno sentito parlare di questa trascuratezza? La trascuratezza emotiva di solito è una trascuratezza sofferta nel corso dell'infanzia. Sapete che cosa fa? Genera ferite negli adulti. La trascuratezza emotiva pure rientra nelle forme anche del maltrattamento da fanciulli e da bambini. Un bambino è maltrattato quando viene picchiato troppo. Un bambino è maltrattato quando viene abbandonato e un bambino è maltrattato quando viene pure trascurato. Oggi ogni tanto al telegiornale si sentono di quelle cose, persone che vanno all'autogrill e si dimenticano di avere il bambino là. Ancora ti dimentichi la moglie, ma il figlio. All'autogrill. Ancora voglio dire, il figlio. E poi vengono arrestati, è il minimo che si può fare. E quindi si chiama trascuratezza emotiva. Quindi da bambino e viene ferito nel cuore e che cosa fa? Produce un adulto ferito. E quanti ne abbiamo io e mia moglie anche curati in questo senso? Perché avevano
ricevuto l'abbandono, subito l'abbandono oppure anche la trascuratezza. Io so che quando parlo, si parla di questi aspetti, di questi temi, i diversi vengono toccati. Oggi, come dicevo prima, il compito del genitore è il compito più difficile. A volte si pensa che fare genitore è solo quello che va a lavorare, porta i soldi a casa, ti compri il vestito, ti compri la bistecca, la carne da mangiare e finisce tutto là. Abbiamo bisogno di passare del tempo anche con la nostra famiglia. Abbiamo bisogno di passare del tempo con i nostri figli. I nostri figli hanno bisogno di sentire di avere un papà. I nostri figli hanno bisogno di sapere di avere una mamma. I nostri figli hanno bisogno di sapere che vivono in una famiglia sana. A noi piace il termine equilibrio e vogliamo essere equilibrati anche in questo, in tutto quello che facciamo, nella vita secolare e anche nella vita spirituale, nella famiglia. E quindi è importante, perché poi i tempi o i momenti che ci priviamo e perdiamo o togliamo ai nostri figli o alla nostra famiglia, ogni lasciata è persa, e quello che è perso è sempre perso. Non potremo mai più ritornare indietro. Quindi è importante, non trascuriamo i momenti che dobbiamo trascorrere con la nostra famiglia. Trascuratezza emotiva. Quanti feriti ci sono in questo? E voglio il Signore. Alla fine farò una preghiera generica, generale. Forse per quanti anche purtroppo magari vivono o hanno vissuto, magari non dico l'abbandono, nemmeno la violenza, ma qualche forma di trascuratezza da fanciulli, da bambini, da adolescenti, magari sì. E a volte ci sono tante situazioni nella nostra vita che noi pensiamo e crediamo di avere risolto, ma sono solamente situazioni o forme di accantonamento. Situazioni che sono lì, ma che in fondo non abbiamo risolto, e quindi ci portiamo ferite a volte, ferite dalla nostra fanciullezza. Si parla appunto di trascuratezza dei figli, si parla di trascuratezza addirittura fisica, quando noi ci abbandoniamo, ci lasciamo andare. Perdiamo peso, prendiamo peso. Ora guardandovi tutti quanti, tornando dalle vacanze, non mi pare che avete perso peso, io il primo. Sto correndo per recuperare il danno che ho fatto di qualche chilo. È importante anche mantenersi e saper anche governare, mantenere e anche curare il proprio aspetto, il proprio fisico. Quindi è buono anche, è importante la pulizia. Ma che predicazione stai facendo, pastore? Anche questo io e voi abbiamo bisogno di sentircelo dire. E non solamente al tempo del Covid. Il cristiano, il credente, è una persona bella, pulita, con la quale ci si può anche confrontare, parlare, stare bene insieme, hanno i capelli tagliati per chi ce li ha, curati nel proprio aspetto, vestiti pure bene. Le sorelle, come ha detto mia moglie qualche settimana fa o un mese fa, un abbigliamento, come dice la scrittura, sobrio, decoroso, è importante, ma anche per i maschi, anche per i fratelli. E quindi non ci vogliamo trascurare, non vogliamo trascurare nemmeno l'aspetto del nostro fisico. La trascuratezza matrimoniale. Più delle volte i problemi nelle coppie nascono, sapete quando? Quando si trascura o si dà per scontato. Passano gli anni, tanto oramai ci siamo sposati, domani da 35 anni. Gloria a Dio. E ringrazio il Signore. E benedico il Signore. Siamo sposati, abbiamo avuto i figli, mi sono risposato con la stessa moglie dopo 25 anni, lo stesso pastore qua
ha celebrato di nuovo appunto le nostre nozze di argento e, piacendo al Signore, se il Signore non torna prima e ci lascia in vita, vogliamo pure festeggiare le nozze d'oro. E dopo le nozze d'oro che c'è? Non lo so, c'è il ritorno del Signore. E benediciamo il Signore, nozze di platino. E benediciamo il Signore, la trascuratezza. È importante non trascurare il matrimonio, è importante non trascurare il sentimento, ed è importante non trascurare assolutamente nulla, neanche nelle relazioni. L'amicizia stessa, una vera amicizia, sia amicizia a sé, l'amicizia va alimentata. Il rapporto fraterno va alimentato. Vi ricordate quel detto? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Anche il rapporto fraterno tra chiesa, ministero, va alimentato. Va alimentato. Tutte le volte che si trascura qualcosa, ci sono sempre poi le conseguenze. Qualcosa succede. Più ci allontaniamo, più ci stacchiamo, più prendiamo le distanze, più si raffreddano i rapporti nella famiglia, nella chiesa, nella società, in qualsiasi ambito della nostra comunità, della nostra vita. Ma poi c'è la trascuratezza spirituale. E io è di questa che voglio parlare questa mattina. I miei punti della predicazione si focalizzeranno sulla trascuratezza spirituale. Non trascurare. Ci sono aspetti nella nostra vita spirituale, nelle nostre aree spirituali, che io e voi non ci possiamo prendere la libertà di trascurare, di lasciar cadere, di omettere e di non curare come dovremmo curare, perché prima o poi, presto o tardi, per quanto pensiamo di sentirci o di essere forti, non esiste, cadiamo. E non solo corriamo il rischio di cadere. Quando parlo di cadere non mi riferisco solamente alla caduta sentimentale, sessuale, cioè possiamo cadere in tante aree della nostra vita, ma soprattutto corriamo il pericolo e il rischio di spegnerci, di spegnere il nostro spirito. Nella scrittura troviamo un'esortazione: non spegnete lo spirito. E quindi abbiamo bisogno sempre di mantenere accesa la lampada. E quindi io voglio considerare tre aspetti relativi a quello che non dobbiamo trascurare nella nostra vita spirituale. La vita è difficile. Amen. È così, purtroppo. La vita è difficile. Succedono tante situazioni nella vita. Ci succedono tante cose che a volte ce le cerchiamo, altre non ce le siamo cercate, ma che purtroppo a volte accadono, succedono. E ci sono situazioni che ci succedono perché è la vita, ci sono situazioni che ci succedono perché è naturale, ci sono cose che succedono perché le cose vanno in un certo modo, ma ci sono altre situazioni che succedono, sapete perché? Perché sono dei combattimenti spirituali, e non dobbiamo trascurare nella nostra vita spirituale le battaglie spirituali, i combattimenti spirituali. Spesso dimentichiamo che magari qualche problema che si è presentato o qualche problema che magari sta nascendo fa parte di che cosa? Magari di tante situazioni che ci capitano perché le cose dovevano andare così. Ci sono situazioni, siamo con i piedi per terra, che vanno perché devono andare in qualche modo, ma non vogliamo trascurare, non vogliamo escludere nemmeno il fatto che nel momento in cui io e voi ci siamo convertiti al Signore, passatemi il termine, abbiamo ingaggiato battaglia. Abbiamo ingaggiato battaglia. L'apostolo Paolo ai Filippesi al capitolo 6 diceva: il nostro combattimento. Non possiamo trascurare il fatto che io e voi siamo in combattimento. C'è un combattimento spirituale. E quindi io e voi abbiamo bisogno di mantenere alta la guardia per avere quel discernimento comunque che ci permette di discernere le cose, dalle cose naturali alle cose spirituali, che vanno comunque esaminate
E bisogna che abbiamo bisogno di quel discernimento che ci fa capire e comprendere quando siamo sotto attacco, quando viviamo un nostro combattimento. E Dio ci aiuti a non trascurare la realtà delle battaglie. Dio ci aiuti a non trascurare la realtà dei combattimenti. Personalmente siamo combattuti, siamo in battaglia, le famiglie sono in battaglia, combattute, le chiese sono in battaglia, tutti noi siamo in battaglia. Abbiamo ingaggiato battaglia. Abbiamo ingaggiato un combattimento e quindi abbiamo bisogno di essere fermi e abbiamo bisogno di fare soprattutto sul serio con Dio, proprio perché siamo in combattimento. Nel libro della Seconda Re al capitolo 6, dal versetto oggi, testualmente leggiamo Seconda Re, capitolo 6, versetto 8. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele e in un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tale e in tal luogo. L'uomo di Dio, gloria a Dio per gli uomini di Dio, mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel luogo. Guardati dal trascurare quel luogo, perché vi stanno scendendo chi? I Siri, quelli che faranno battaglia al popolo di Israele. Allora il re di Israele, ascoltando l'uomo di Dio, mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto, gloria a Dio, quanti insegnamenti, e circa il quale era stato preavvisato. Attenzione, e là si tenne in guardia. E là si tenne in guardia, il fatto avvenne non una volta né due, ma più volte. Quindi c'è una battaglia costante e continua che io e voi viviamo nella nostra vita. E qui l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel luogo. Ci sono dei luoghi nella nostra vita che in particolare io e voi dobbiamo non trascurare e monitorare e mantenere alta la guardia. Gloria a Dio. È vero che noi siamo attaccati, noi viviamo i nostri combattimenti, ma di solito quando il diavolo ci attacca e ci viene a combattere, sa in quale area ci deve attaccare. Tutti noi abbiamo delle aree vulnerabili, abbiamo delle aree a volte magari debole, così le chiamate, dove io e voi possiamo essere attaccati, e sai il diavolo quando deve attaccare, quale obiettivo deve raggiungere e che cosa deve attaccare. E il re di Israele dice: guardati dal trascurare quel luogo. Io e voi conosciamo le aree e i luoghi della nostra vita e siamo, sappiamo dove maggiormente potremmo essere attaccati, e noi è proprio quel luogo che non dobbiamo trascurare, è proprio quel luogo che io e voi dobbiamo maggiormente curare spiritualmente, è proprio quel luogo che maggiormente io e voi dobbiamo curare. Non ci possiamo permettere il lusso di essere rilassati o di rilassarci. E allora l'uomo di Dio gli aveva detto, allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale era stato preavvisato. Grazie a Dio perché il Signore ci avvisa e ci preavvisa. Come? Attraverso la predicazione della sua parola. Attraverso la sua parola. Dipende se io e voi ascoltiamo gli avvisi e i preavvisi. Gli avvisi e i preavvisi. Era stato preavvisato e là si tenne in guardia, secondo quello che lui gli aveva detto. E là si tenne in guardia. Fratelli e sorelle, manteniamo la guardia alta, il livello di guardia alta.
Non ci possiamo rilassare, non possiamo pensare di essere troppo forti, o non pensiamo, possiamo pensare di farcela da soli e di non avere bisogno di nessuno, soprattutto di Dio. Io e voi abbiamo bisogno oggi più che mai, in questo momento, in questi tempi storici che stiamo vivendo, io e voi come Chiesa, di mantenere alto il livello di guardia spirituale. E là si tenne in guardia. Ci sono luoghi che non ci possiamo permettere il lusso di trascurare, niente dobbiamo trascurare, ma in particolare ci sono dei luoghi. Quali luoghi? Noi lo sappiamo. Tu lo sai qual è il luogo che non devi trascurare nella tua vita? Sai dove sei maggior vulnerabile, attaccabile? Può darsi che sia solo carattere, può darsi che sia un'altra area, potrebbe essere quella sentimentale, potrebbe essere quella sessuale, potrebbero essere tante le aree, ma tu ed io sappiamo quali sono le aree più a rischio e che non possiamo permetterci il lusso di trascurare. E come possiamo tenere alta la guardia? Abbiamo bisogno di fare quello che l'Apostolo Paolo ci dice agli Efesini. E se mi permettete insieme con voi, io voglio leggere Efesini capitolo 6, perché è molto importante. E solo la lettura, da qui vediamo in che modo dobbiamo mantenere alta la guardia. Efesini 6 al capitolo versetto 10 dice: del resto, fratelli, del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio. In che modo noi possiamo mantenere alta la guardia? Rivestendoci della completa ed essendo rivestiti della completa armatura di Dio, gloria a Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Non possiamo trascurare che ci sono insidie del diavolo, che il diavolo si insidia. Stiamo parlando di combattimenti, stiamo parlando di attacchi. E chi è che ci attacca? Il diavolo. È il diavolo che ci attacca. E oggi lo voglio proprio irritare attraverso questa predicazione, perché noi ringraziamo il Signore che nel momento in cui, dice la scrittura, noi resistiamo al diavolo, egli fuggirà da noi, gloria a Dio. È quello che mi incoraggia a sapere che colui che noi è più forte di colui che è nel mondo. Benedetto il nome santo del Signore. Il nostro combattimento, dice Paolo, mi piace Paolo, il nostro, non dice il vostro, il nostro. Siamo tutti in combattimento, tutti abbiamo ingaggiato battaglia, tutti siamo in guerra spirituale e non possiamo trascurare le battaglie spirituali. Tante volte, se non siamo forti spiritualmente, quando arriva l'attacco è lì che si vede se effettivamente siamo o non siamo spirituali, è lì che si vede se veramente siamo o non abbiamo fatto o non abbiamo fatto un'esperienza, è lì che si vede quanta è la nostra resistenza spirituale. Sapete quando? Non quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno meno bene, quando siamo nel deserto e soprattutto quando siamo sotto attacco. E voglio ricordare che c'è differenza tra gli attacchi e le prove. Le prove sono permesse, Dio permette, non manda ma permette che siamo provati da svariate prove, come è stato provato pure anche Giobbe e tanti altri come lui. Gli attacchi sono attacchi, è il diavolo che attacca, comincia a tirare proiettili. E quindi dice: il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue. Quando siamo in combattimento non ce la dobbiamo prendere con fratello, con la sorella, con uno, con l'altro o tra di noi. Ci può stare che a volte ci sono solamente degli attacchi che ci arrivano così, gratuitamente, e a volte gli attacchi arrivano, più delle volte, lì senza preavviso. Non ci avvisa, arriva, è così. Non contro, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori, eccetera, eccetera. Versetto 13, perciò. Ecco in che modo noi possiamo vincere le battaglie. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi.
e restare in piedi. E lo rileggo, e restare in piedi. Amen. Attenzione, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. E non è che noi non dobbiamo fare niente. Non dobbiamo trascurare, dobbiamo curare ogni aspetto della nostra vita. State dunque saldi, e poi dice prendete la verità per la cintura dei fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo che è dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e poi pregate in ogni tempo. Gloria a Dio! Come possiamo mantenere la guardia alta? Preghiamo in ogni tempo. Nel momento in cui preghiamo, o preghiamo meno, o non preghiamo, siamo esposti agli attacchi, e lì non abbiamo la copertura spirituale per poter vincere gli attacchi. Quindi abbiamo bisogno di non trascurare che cosa per vincere le battaglie? La comunione con Dio, la nostra comunione con Dio, la comunione con chi? Con la fratellanza, e qui ci sta. La Chiesa, Gesù l'ha resa forte. Ebrei ci insegna e ci incoraggia e ci esorta a non trascurare la propria comune adunanza, come molti purtroppo di solito fanno. Oggi più che mai, e di qui lo devo dire come pastore, ci si assenta dalla Chiesa come acqua fresca. Vado o non vado, ma chi se ne importa? Seguo via internet, se dipendesse da me, perché siamo in tempi di Covid, ci seguono dal Brasile, da tutto il mondo, ma io lo toglierei. Perché purtroppo questa comodità a volte di seguire da casa, ora attenzione, nel momento in cui siamo impossibilitati, Covid, malattie, di tutto, quarantene, di tutto, gloria a Dio per questi mezzi che sono stati per noi in questi, soprattutto due ultimi anni, una grande benedizione. Ma attenzione a non cadere nell'abitudine dal seguire i culti online. Addirittura qualcuno mi dice: guarda, non l'ho seguito, me lo seguo poi in settimana, me lo sento più avanti. Ma guarda un po', ma che modo è di vivere la Chiesa e di partecipare ai culti? Me lo sento in settimana quando c'ho tempo. Oh, non è questo che ci insegna la parola di Dio, non è questo il modo di vivere la Chiesa. Non ci si assenta dalla Chiesa, non ci si può assentare dai culti, da ascoltare la predicazione dal vivo, così come il pastore in maniera autorevole sta predicando ancora oggi, e lo sento, grazie a Dio, guidati anche dallo Spirito Santo. Non ci si può assentare, perché ci priviamo benedizioni. Non esiste assentarsi. Ci si può assentare una volta, due, tre, ma oramai per qualcuno è diventata un'abitudine. Io non dico più niente, ma per carità, ognuno fa quello che vuole della propria vita, ma io come pastore ve lo devo dire e non ve lo devo mandare a dire. Perché la Bibbia dice di non assentarsi dalla propria comune adunanza, e non dobbiamo trascurare, non possiamo prenderci impegni che vanno in contrasto con la riunione di culto, con la nostra vita spirituale. Se sono impegni che non possiamo fare nemmeno come lavoro, possiamo ancora capire oggi che ci sono situazioni che purtroppo il lavoro è quello che è, ma se io mi vado a cercare altri impegni per assentarmi, qui in questo non c'è benedizione. In questo non c'è benedizione, non ci inganniamo e manco ci illudiamo, perché a volte trascuriamo anche quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice così, però, la Scrittura dice questo, però il Signore chiude un occhio e ne chiude un altro. Attenzione che se il Signore chiude tutti e due gli occhi, per noi finisce male. E grazie a Dio che non chiude gli occhi, perché i suoi occhi sono aperti e attenti, e anche le nostre orecchie. Però io e voi non dobbiamo trascurare, non dobbiamo trascurare in nessun modo tutto quello che ci aiuta a vivere anche nei nostri combattimenti. Trascurando la comunione con Dio, trascurando la comunione con la Chiesa, trascurando che quando arriva il combattimento e l'attacco, che facciamo?
cosa facciamo? Si trascura, non si legge la parola, non si prega, non si ha la comunione, non si viene in chiesa. Pastore! Pastore che cosa? Pastore che può fare? Non leggi, non vieni in chiesa, hai trascurato, hai messo tante altre cose al primo posto e poi il pastore che dice guarda io prego, perché la preghiera non si rifiuta nessuno, però io e voi non possiamo trascurare. Non possiamo trascurare, perché? Perché siamo in guerra e siamo in battaglia, questo è il punto. E veniamo attaccati, e quando veniamo attaccati e siamo scoperti o abbiamo delle aree scoperte relativamente alla comunione con Dio, e la comunione con Dio si alimenta anche attraverso la comunione con la Chiesa, con la fratellanza, e diventa un problema poi. Siamo a rischio. E questo era il primo punto. Non trascuriamo le battaglie che viviamo nella vita. Non dobbiamo trascurare anche che cosa? La casa di Dio. Ma chi è la casa di Dio? Prima Corinzi 3, 16, 17 dice, Prima Corinzi 3, 16, 17 dice, infatti stavo dicendo, ho letto male, non sapete che il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete chi? Voi, noi. Noi siamo la casa di Dio. E il nostro tempio, la casa, non va trascurata. La casa va pulita. E io non so a voi, almeno a casa nostra, le pulizie le facciamo sempre. Non possiamo fare le pulizie una volta e poi curiamo fra un mese. Sorelle e fratelli, perché facciamo tutte le pulizie. Una volta mi ha chiamato una sorella, che fai? Sto passando l'aspirapolvere. Aspetta che la spengo, che non sentivo. Le facciamo, ci aiutiamo. E quello è. La casa di Dio va mantenuta pulita, ma va mantenuta soprattutto pura. Vogliamo parlare di purezza? Non trascuriamo la casa di Dio, non trascuriamo il Tempio dello Spirito Santo. La casa di Dio va mantenuta pura. Il nostro cuore, che è la sede della nostra casa, la stanza per eccellenza, deve essere tenuta quella stanza pura. Neemia capitolo 10 versetto 32, c'è un passaggio che ho trovato di Neemia dove si sono impegnati appunto a mantenere pura la casa di Dio. Capitolo 10 di Neemia, sto leggendo diversi versetti ma sono importanti. Versetto 32 del capitolo 10 dice: il servizio del Tempio. Ma prendiamo e applichiamo quello che stiamo leggendo alla casa di Dio, alla nostra vita, al nostro cuore. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un sicolo per il servizio dove? Della casa del nostro Dio. E poi più avanti ancora, al versetto 34, noi sacerdoti, leviti e popolo abbiamo stabilito per sorteggio quando ognuna delle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio nei tempi stabiliti ogni anno un contributo di legna da bruciare sull'altare del nostro Signore. Quindi l'adorazione. È importante che noi dobbiamo vivere la nostra adorazione. E poi leggo l'ultimo versetto, versetto 39 dello stesso capitolo, dice: perché in quelle stanze i figli di Israele, i figli di Levi, devono portare l'offerta di frumento, di vino e di olio. Là sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Sentite un po' come conclude: noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa di Dio.
È a questo versetto che volevo arrivare. Noi ci siamo impegnati a non... Qual è il soggetto della predicazione? Non trascurare. A non trascurare che cosa? La casa di Dio. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e quindi non possiamo trascurare soprattutto la casa di Dio e l'adorazione che noi dobbiamo dare a Dio, ma dobbiamo rivolgere al Signore un nostro culto, il culto a Dio, e vogliamo rivolgere un culto gradito a Dio, come è scritto nel libro dei Romani al capitolo 12. Vi esorto dunque, parlando di consacrazione l'Apostolo Paolo, non possiamo trascurare la casa di Dio e dobbiamo vivere la nostra consacrazione. Amen. E vogliamo consacrare tutto il nostro completo essere. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, versetto 1 del capitolo d'oggi, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, perché questo è il vostro culto spirituale. Gloria a Dio per i 3-4 amen. Ma io credo che è un amen di tutti questo. Questo è il nostro culto spirituale, presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Quindi non vogliamo trascurare il Tempio dello Spirito Santo, la nostra vita spirituale, non vogliamo trascurare l'adorazione. E ricordo che l'adorazione è uno stile di vita. Quando adoriamo il Signore noi? Sempre. Quando adoriamo noi? Sempre. E l'ultimo punto, per avviarmi alla conclusione, è che non dobbiamo trascurare che cosa? Il dono di Dio. Prima Timoteo capitolo 4 versetto 11. A Timoteo Paolo: ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti. Voglio aprire una parentesi e la chiudo subito. Tutti vogliamo degli esempi. Chi è più piccolo si aspetta l'esempio da chi è più grande, vero? Tu sei più grande di me e mi devi dare l'esempio. Il pastore deve essere di esempio. I diaconi, gli anziani devono essere di esempio. Ma oltre ad aspettarci l'esempio da parte degli altri, il messaggio di questa mattina, rivolto anche al Signore da parte dello Spirito Santo a noi, è sì d'esempio. Io e voi dobbiamo essere di esempio. A chi? Ai credenti. E questo è importante, perché poi tutti ci seguono sulla base di quello che noi facciamo. Lo fa lui, lo fa lei, lo posso fare pure io. Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza, applicati, impegnati, finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Versetto 14, non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani degli anziani, del collegio degli anziani. E questo è importante. Va ancora a rafforzare quello che ancora dicevo prima, è importante l'essere rilasciati, e il rilascio poi va anche nel tempo, non è solo una cerimonia fine a se stessa. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad essi, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso, qui sta dicendo ancora non trascurare, all'insegnamento, persevera in queste cose, perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Non trascurare il dono. Tutti abbiamo ricevuto doni e talenti, ma io oggi voglio parlare di un dono speciale che abbiamo ricevuto tutti quanti noi. Qual è il dono? Seconda Corinzi 9:15 dice proprio così l'Apostolo Paolo: ringraziato sia Dio per il dono ineffabile. Questo dono ha un nome e si chiama Gesù. E quindi qual è il punto? Non dobbiamo trascurare Gesù.
Gloria a Dio! Non dobbiamo trascurare Gesù, il dono ineffabile per eccellenza. Ha un taglio evangelistico, ma anche un taglio per la Chiesa questa affermazione. Vi ricordate quelle due donne sorelle, Marta e Maria? Marta stava servendo Gesù, c'era Gesù a casa e stava facendo le pulizie, stava servendo Gesù, ma stava nello stesso tempo trascurando Gesù, Marta, al punto tale che leggiamo che Gesù si rivolge a Marta al capitolo 10, versetto 41 di Luca. Ma il Signore rispose a Marta: Marta, 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 tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Spesso siamo agitati, spesso stiamo male con noi, stiamo male con tutti, perché sentite questa frase che ho coniato, domenica ne ho coniato un'altra, adesso un'altra, me la so scritta, non me la volevo perdere. Pur servendo Dio, a volte trascuriamo Dio. Pur servendo Dio, a volte trascuriamo Dio. Perché Marta in quel momento stava svolgendo un servizio, ma Gesù non voleva che in quel momento lei servisse Gesù. Ma Marta avrebbe fatto buono, bene, a non agitarsi, a non affannarsi per altre cose, ma probabilmente sedersi insieme a sua sorella per stare ai piedi di Gesù. Ci sono momenti e momenti e momenti, anche quando svolgiamo i nostri servizi al Signore, che dobbiamo anche prenderci un tempo per non trascurare il Signore, per trascurare Gesù. A volte, pur servendo Dio, trascuriamo Dio. Marta stava servendo Gesù perché ce l'aveva a casa e chissà che cosa non voleva fare perché c'era Gesù lì, però lo stava trascurando perché Gesù in quel momento non era contento che lei facesse quello che stava facendo. E quindi noi dobbiamo imparare a non trascurare Gesù e a fare quello che vuole Gesù nei nostri momenti della vita. E quindi abbiamo bisogno che in tutto quello che noi facciamo stiamo ai piedi di Gesù e ci mettiamo tutto il nostro cuore. Non dobbiamo trascurare i doni, tutti abbiamo dei doni. Ravviva il dono che c'è in te, Paolo diceva a Timoteo. Non dobbiamo trascurare il dono che a Timoteo gli era stato conferito, confermato per mezzo dell'imposizione degli anziani, riconosciuto dalla Chiesa, davanti alla Chiesa. E quindi ci vogliamo incoraggiare, tutti noi abbiamo ricevuto doni, tutti noi abbiamo anche dei talenti, gloria a Dio per i doni, grazie a Dio per i talenti, gloria a Dio per tutto. Amen. Ma vogliamo soprattutto non trascurare quei doni, quei talenti, ma non vogliamo trascurare il dono per eccellenza nella persona di Cristo Gesù. A volte come Marta siamo affannati, affaticati, agitati nel fare tante cose e invece trascuriamo Gesù. La cosa più importante è di stare ai piedi di Gesù. La cosa più importante è cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Dice sempre la scrittura, Gesù, e tutte le altre cose ci saranno date in più. E quindi, cari fratelli, non vogliamo trascurare la realtà delle battaglie, non vogliamo trascurare l'adorazione che io e voi dobbiamo dare al Signore, la casa di Dio, e non vogliamo trascurare il dono che abbiamo ricevuto tutti quanti noi. Doni, talenti, ma non vogliamo trascurare Gesù. Forse per qualcuno, non sto parlando di trascuratezza, qualcuno forse lo ha trascurato. A volte, sapete, abbiamo trascurato Gesù, questa è una cosa che mi viene in questo momento, mi sento ispirato di dirlo e lo voglio dire,
Magari lo abbiamo trascurato perché altri ci hanno portato a trascurare. Siamo rimasti delusi, feriti, e allora viviamo Gesù ad personam. Il nostro rapporto me lo vivo io. E il Signore ci ha dato un manuale per eccellenza, e c'è scritto là come dobbiamo vivere la nostra comunione con Gesù. E quindi se per caso questa mattina c'è in mezzo a noi qualcuno che ha subito, come da bambini magari la ferita o le ferite per essere stati trascurati, trascurate, ci sono delle ferite, il Signore in questa mattina vuole produrre e portare guarigione ad ogni ferita. Guarigione ad ogni ferita. Non trascurare Gesù nella tua vita. Non so se tu, qualcuno in mezzo a noi, non ha ancora fatto quell'esperienza. Ha trascurato di prendere in considerazione l'aspetto di fare sul serio con Dio e riconoscere Gesù nella propria vita come il proprio Salvatore, il proprio Signore. È il momento di prendere una decisione. Se è un figlio prodigo, è il momento che devi rientrare in te stesso e devi ritornare al Padre, devi ritornare a Gesù. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. Grazie Ale. Gloria a te. Volevo che tutti chiudessimo i nostri occhi. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia, adoriamo il Signore. Meditiamo sulla parola che abbiamo ricevuto ancora in quest'oggi, questa mattina. Non trascurare. Non trascurare. Non trascurare. Sei sotto attacco, in battaglia, momento difficile nella tua vita, attaccato, prendiamo forza nel Signore. Del resto, Paolo diceva, fortificatevi nel Signore. Fortificatevi nel Signore. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che fa parte di quella categoria che da fanciulli ha subito la trascuratezza emotiva e ti porti delle ferite che ancora non sei riuscito a superare o ad essere completamente guarito o guarita. Chi guarisce questo tipo di ferite è qui presente stamattina. E vuole portare guarigione. Vorrei che tutti chiudessimo i nostri occhi. Prima di cantare un canto, solo tesi con la tastiera, se puoi farmi una base per piacere. Sento che lo Spirito Santo sta operando nella vita di tutti noi in particolare. Mi rendo conto che nel corso di questa predicazione è stata molto ricca e tante cose sono state dette, tanti principi sono stati considerati, tanti. Alcuni li avevo riportati nei miei appunti, altri sono usciti al momento, ma io credo nella guida dello Spirito Santo. Io non conosco, ma il Signore, lo Spirito Santo, conosce molto bene i bisogni che sono presenti in mezzo a noi. Il Signore sa, lo Spirito Santo sa, lo Spirito Santo ti conosce, mi conosce, conosce il mio cuore, conosce il tuo cuore, conosce la mia situazione, conosce la tua situazione, conosce il mio passato, conosce il tuo passato, conosce il mio presente, il mio futuro, il tuo presente, il tuo futuro, il tuo quel che ne sarà, Dio lo conosce, Gesù lo conosce. Hai trascurato, ti sei trascurato, hai lasciato cadere, ti sei lasciato andare, hai lasciato perdere, forse magari hai gettato la spugna o hai avuto forse il pensiero di gettare la spugna. Gli appelli sono tanti,
o potrebbero essere diversi e tanti, ma mentre siamo tutti con gli occhi chiusi, fratelli, solo con la tastiera che suona, poi canteremo un canto, io voglio pregare e faccio un appello generico, ma non a venire qua davanti, lì dove siete, lì da dove siete, se sulla base di quello che è stato detto questa mattina nella predicazione vuoi ricevere preghiera, sei stato toccato, hai bisogno di ricevere una preghiera in particolare, mentre siamo tutti con gli occhi chiusi, non ci sono distrazioni, lì dove sei, al tuo posto, ti invito solamente ad alzare la tua mano e io da qua faccio una preghiera in favore di tutti coloro che alzeranno una mano. Dio ti benedica. Sono delle mani che si stanno alzando. Dio ti benedica. Non avere vergogna, non vi vergognate. Ricevere una preghiera è un onore, è un privilegio. Dio benedica tutte le mani che si stanno alzando. Il tema è non trascura. Cosa hai trascurato? E cosa non hai curato e che forse hai bisogno di essere curato nella tua vita? Prima di pregare, rinnovo ancora questo appello. Alza la tua mano, una semplice preghiera, ma che ti può fare sicuramente del bene. Io pregherò per me stesso e so che mi farà bene. Fa bene pregare, fa bene ricevere preghiera e fa bene pure chiedere preghiera. Chiedere preghiera. Alleluia. Alleluia. Signore, ci sono diverse mani alzate, diverse, che stanno chiedendo preghiera. Io non conosco, ma tu conosci il motivo che li ha spinti ad alzare la propria mano. Conosci i bisogni, conosci la vita di ciascuno di noi. E Signore, io prego in questo momento nel nome di Gesù in favore di tutti coloro che hanno alzato la mano, ma prego anche in favore di tutti coloro che non hanno alzato la mano, perché sono sicuro e certo che qualcuno non l'ha alzata proprio per una questione di coraggio. Signore, io prego per tutti, in particolare per chi l'ha alzata, ma per tutti noi, nel nome di Gesù. Aiutaci a prendere posizione. Aiutaci, Signore, a prendere in mano la situazione. Signore, aiutaci a riprendere in mano tutte quelle situazioni che forse magari abbiamo accantonato e che abbiamo trascurato nella nostra vita, soprattutto spirituale, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Signore, io prego, Signore, per quanti, Signore, portano delle ferite magari sin dalla loro fanciullezza e magari non solo, pure da grande o da grandi hanno avuto una forma, vissuto, subito una forma di abbandono, una forma di violenza, una forma di trascuratezza. Coloro che portano delle ferite nel proprio cuore, nel nome di Gesù, guarisci ora, nel nome di Gesù. Tocca Gesù, tocca ogni cuore ferito, tocca ogni cuore ferito, tocca ogni anima appesantita. Tocca ogni mente, ogni pensiero, nel nome di Gesù. Ricevete ora, nel nome di Gesù. Ricevete ora il tocco da parte di Gesù. Spirito Santo, muoviti. Sento che lo Spirito Santo sta ministrando in questo momento, nella vita di diversi di noi. Signore, nel nome di Gesù. Signore, ministra guarigione, fortifica. Signore, rialza coloro che sono caduti. Signore, rialza coloro che sono abbattuti. Signore, nel nome di Gesù, rialza nel nome di Gesù. Signore, fa che, Signore, possiamo avere il capo rialzato. Rialza il capo di coloro che sono curvi nel nome di Gesù. Porta guarigione spirituale nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tocca, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Queste mani alzate, Signore. Queste mani alzate, Signore, tu le vedi, e non solo le mani, ma vedi pure e conosci i cuori, Signore, di chi ha alzato la mano. Nel nome di Gesù.
cura e guarisci e sana ogni ferita nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Per coloro che stanno vivendo un momento di attacco, Signore, fortifica, aiutali a rimanere saldi, Signore, a non tornare indietro, a rimanere aggrappati a te, a prendere forza, a resistere al diavolo, sapendo che lui fuggirà. E io voglio prendere autorità in questo momento nel nome di Gesù. In questo momento prendo autorità, prendiamo autorità, prendo autorità nel nome di Gesù e vado contro ogni insidia del diavolo nel nome di Gesù, ogni macchinazione del diavolo nel nome di Gesù. Ordiniamo al diavolo di indietreggiare, di togliere le mani da ogni persona, da ogni famiglia nel nome di Gesù. Il diavolo è sconfitto nel nome di Gesù. È stato sconfitto ed è ancora sconfitto nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Adoriamo il Signore, c'è potenza quando la Chiesa lode. Lodiamo il Signore. Lodiamo il Signore, alziamo le nostre mani tutti verso il cielo per adorare il Signore. Permettiamo allo Spirito Santo di muoversi, di continuare ad operare nella vita di tutti quanti noi. Nel nome di Gesù, opera Spirito Santo, opera, opera nel nome di Gesù, opera nel nome di Gesù. Vado contro ogni forma di resistenza, vado contro lo spirito che in qualche maniera ostacola o ci ostacola nel rivolgerti o dal rivolgerci quella lode che ti è dovuta. Nel nome di Gesù, vogliamo rimuovere, voglio rimuovere ogni barriera, ogni ostacolo, ogni indifferenza, ogni resistenza, ogni pensiero che si eleva nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù vogliamo distruggere ogni fortezza nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Il Dio che non abbandona mai. Sei il centro, sei il centro dell'esistenza. Venuto per aiutare. Re. Invade il mio cuore, il tuo spirito ristora ogni parte di me, la tua presenza è più preziosa dell'oro, immenso Dio, immenso Re. Il Dio che non abbandona mai. Il Dio che non abbandona mai. Sei il centro dell'esistenza. Sei il centro dell'esistenza. Venuto per aiutare. Presenza invade il mondo.
immenso Dio, immenso Dio, immenso Re, vali più di quel che ho. Alleluia. Più dell'aria che respiro. Gloria al tuo nome, Gesù. Vali più di quel che ho. Gesù, Gesù, insieme forte, vali più di quel che ho. Alleluia. Più dell'aria che respiro, vali più di quel che ho. Gesù, più di quello, sì Signore, di più di quello che ho, più dell'aria che respiro, vali più di quel che ho. Gesù, Gesù. Alleluia. Vale di più di quello che ho. Signore, aiutaci a non trascurare la tua presenza nella nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vorrei chiedere alla sorella Leandra se può concludere lei con una preghiera, concludere questo culto con una preghiera in favore di tutti quanti noi. Alleluia. Alleluia, gloria a te Padre, gloria a te perché la tua presenza è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la tua presenza. Grazie, Signore. Vale più dell'aria che respiriamo, la tua presenza è la nostra vita, Signore. Amen. E vogliamo dirti che ti amiamo, ti desideriamo, Signore, perché grazie. Tu solo, Signore, sei la nostra vita, la nostra gioia, la nostra forza. Oh Padre, vieni con la tua presenza, che il tuo Spirito Santo possa regnare quotidianamente in ognuno di noi, Signore. Questo desideriamo, desideriamo te, la tua presenza e il tuo governo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, guida i nostri passi nei tuoi sentieri. Amen. E aiutaci a non trascurare un dono così prezioso, Signore, un dono così meraviglioso. Gesù nella nostra vita, la tua presenza in grazie. Noi. Grazie, Padre, grazie perché questa mattina hai parlato ancora al nostro cuore e per certo con l'aiuto del tuo Spirito Santo tu continuerai a lavorare nei nostri cuori nei giorni a venire. Amen. Signore, ricordaci questa parola, Signore, affinché non trascuriamo quella nostra comunione con te, quel luogo, quella cameretta, Signore, quel luogo segreto dove tu puoi compiere miracoli e prodigi trasformandoci all'immagine di Cristo. Aiutaci Spirito Santo, noi ci affidiamo alle tue preziose mani, alle tue Amen. Preziose cure. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Ed amen. E la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo rimangono con tutti noi, da ora e sempre in eterno. Amen. Il Signore.